noi siamo alluvionati. Siete alluvionati, dove abitate voi? La via Leoncavallo. Cosa avete? La cantina? Via Leoncavallo, che c'è due garage, uno c'è i box e uno c'è dei garage. Avete perso la macchina? È ancora lì, quattro giorni che lì a bagno. Che situazione avete trovato? Beh, siamo appena arrivati, quindi non... comunque la situazione si vede qual è. Da dove venite? Veniamo da qua, da Sestri, ne abbiamo la sede proprio qua, per quello. Vi siete attivati oggi o anche nei giorni scorsi? Oggi, la prima volta. Vi siete attrezzati con la mascherina? Attrezzati bene, non si può camminare, come si fa con questa polvere? Parli anche te, vieni un po' qua. Avete avuto dei problemi voi? Travi sì, c'è stato un bel disastro comunque, allegamento anche nel portone, da noi, tutte le parti, c'è ancora tuttora adesso. Qui comunque è più dannoso, c'è più danno qui. Qui siamo in via Merano, vediamo un'attività commerciale con la roba praticamente distrutta, allagata, infangata. Siamo nel cuore della zona 5, la zona più disastrata. Avete ancora tantissimo lavoro da fare voi? Sì. A tre giorni dal disastro, come mai c'è ancora così tanto? Perché solo oggi siamo riusciti a levare 3 metri di acqua dal magazzino. Volevo levare quello lì per far venire l'acqua qua. È arrivato quello lì e veniva una cacciuare. Però questo poi il fango lo sta mettendo in un cassone più grosso. Ieri sera poi sono andati via, ci hanno lasciato il fango così alto nel portone che non si poteva entrare. Via Merano, civico 29, civico 31. Ieri mattina c'erano ancora gli scantinati allagati, c'era tutto il fango. Oggi, giovedì, c'è la situazione è ancora questa, eppure da 24 ore che la protezione civile sta lavorando ininterrottamente per cercare di liberare dal fango e dall'acqua gli scantinati, le zone e dei palazzi. Via Merano, le pale meccaniche continuano a lavorare, a spalare il fango. C'è veramente tanto da fare, non si può dire comunque che non ci sono mezzi in azione e che non si sta facendo niente. Certo è che ce n'è davvero tanto da fare. Questo è Rio Molinassi, una portata d'acqua inferiore a quella del Chiaravagna, ma ha creato molti più danni perché un argine di questo rio si è rotto, la furia dell'acqua l'ha divelto. Qual è la difficoltà di questi interventi? La difficoltà di questo intervento è che il materiale che si è depositato è veramente sconvolgente, è durissimo. Con la pala non riesce a staccarlo da terra, è tremendo, è come se fosse cemento. Eccolo il rio Molinasso ed ecco l'argine che ha ceduto sotto la furia dell'acqua portata giù dai monti per questa pioggia che si è scatenata su Sestri Ponente. L'argine è ricostruito fino alle 21.30, da quella parte si è riversata tutta l'acqua finché non si è riuscita a ricostruire, a metterci una pezza come potete vedere. Questa è Piazza Clavarino, è stata completamente invasa dal rio Molinasso che ha infranto l'argine e ha riversato l'acqua proprio qua sotto. La zona 5 è quella più disastrata di Sestri Ponente, laggiù c'è via Vado e alla nostra destra invece c'è via Merano. Ecco la via Vado, laggiù in fondo c'è il rio Molinasso che abbiamo visto prima, questa è una delle parti più colpite, si sta ancora lavorando per togliere acqua e fango dalla strada. Qui lunedì c'erano tutte le macchine accatastate, motorini e moto, che evidentemente adesso sono stati rimossi. Voi comunque bene o male siete riusciti a riaprire. Siamo rimboccate le maniche, noi, perché ovviamente con nessun aiuto e insomma dobbiamo andare avanti, d'altronde non è che ci finanzia nessuno. Però adesso ci sono quelli della protezione civile che stanno... Splendidi, possiamo ringraziare loro.
Quindi l'aiuto di fatto l'avete avuto? Esterno sì, cioè, sì, si può ringraziare loro in tutto, che si stanno lavorando 24 ore su 24. È il disastro completo, cioè macchine ovunque accatastate, vabbè, da qua dalla mia serranda, per fortuna danni veri e propri pochi, però comunque non si può lavorare finché non viene fatto una pulizia totale. Tu da quanto tempo è che hai il negozio qui? Sono quasi 2 anni ad aprile e mi ritrovo a essere indebitata e non poter lavorare almeno per altri 10 giorni. Si è iniziato a salire il livello dell'acqua fuori, abbiamo provato a mettere delle tavole, ma il livello dell'acqua aumentava. È iniziato a entrare acqua e fango dentro e a un certo punto abbiamo deciso di scappare. Dove siete scappati? Siamo usciti dalla porta principale, sono riuscito a chiudere la serranda, mi tremavano le mani dalla paura, ma... Su via Merano? Su via Merano, esatto. Dove vi siete diretti? Noi ci siamo diretti da un portone di un nostro cliente che abita qua dietro, che ha degli scalini per fortuna, e siamo riusciti, diciamo, a metterci, tra virgolette, in salvo, ecco. Anche perché non sapevamo cosa fosse successo e... Niente, ci siamo trovati tanta paura. Quello che vedete è il sottopasso di attraversamento di via Merano sotto piazza Poc, completamente allagato. Questo ce lo riempie di nuovo, perché c'è l'infiltrazione. Allora non riusciamo a farlo. Appena riusciamo ad avvicinarsi al sindaco che si libera. Da sindaco, è tornata a Sestri Ponente per fare un sopralluogo. Sono tornata a Sestri Ponente e ci starò ancora stasera. I nostri servizi lavoreranno tutta la notte in questa parte di Sestri particolare. Zona di Merano. Cioè la quinta zona, come sa che abbiamo diviso in zone, questa è la quinta zona, cioè quella che ha patito di più, dove ci sono i disastri peggiori per questa esondazione del rio Molinassi, che nessuno ricorda abbia mai esondato e che è stato, lo dico perché l'ho ripetuta anche stamattina, io credo non solo il colpevole in questo caso dell'alluvione, ma anche il colpevole del fatto che non ci sia resi conto subito di dov'era la gravità assoluta a Sestri, perché eravamo tutti abituati a guardare il Chiaravagna e al Chiaravagna tutti sono andati, e invece questa volta un torrente plateato che nessuno a memoria almeno di cinquantenne ricorda abbia mai dato problemi, questa volta ha rotto l'argine. Il clima, sindaco, è diverso di quello rispetto a quello di stamattina, adesso tanta gente che si è avvicinata. Stamattina c'erano un po' di persone preparate a fare una manifestazione. Bisogna sempre essere molto... Sindaco, l'ultima cosa, abbiamo visto, abbiamo parlato anche con i volontari della Protezione Civile, che nei torrenti, nei rii, ci sono rami di alberi, ma ci sono anche bombole di gas abbandonati e rifiuti di ogni genere. Ma guardi, io però su questo poi voglio una relazione specifica, perché questa volta quello che si trova nei torrenti non è solo quello che era nell'alveo, ma anche quello che la frana ha buttato giù, e questo bisogna vedere, quindi se sono cose che erano nell'alveo oppure sono state trascinate dalla frana. Grazie sindaco, lasciamo proseguire il viaggio. Io volevo tenere ancora la linea un attimo perché c'è l'assessore Scidone con cui volevo chiedere a quest'ora qual è la situazione della zona 6, la zona quella che vi tiene maggiormente in apprensione, quella delle frane del fronte del Montano che potrebbe franare. Allora, abbiamo appena finito i sorvoli con gli elicotteri, i tecnici sono tornati a terra da una mezz'ora e in questo momento al centro operativo stanno facendo il punto della situazione per capire come si deve intervenire immediatamente per la messa in sicurezza e poi gli interventi strutturali da fare. Sono qui perché ho il box giù, ho in affitto un box che fortunatamente non avevo la macchina, quindi... Qual è la situazione adesso di questo box? Adesso la situazione è questa, che fortunatamente sono intervenuti questi vigili del fuoco di Parma che stamattina hanno cominciato a tirar via l'acqua, perché l'acqua arriva a questa altezza qui. Alla spalla? Sì, arrivata a questa altezza qua. Adesso invece la situazione? Adesso c'è 15 cm di fango e acqua che è difficile da togliere. Ancora in via Ciro Menotti, detriti e fango accatastati vicino ai cassonetti dell'AMIU. Abbiamo percorso la circoscrizione di Sestri Ponente da Levante a Ponente, abbiamo filmato e documentato quello che abbiamo visto, quello che sta succedendo, sono le 17.30 e terminiamo qui il viaggio, da dove l'abbiamo iniziato, dalla sede operativa allestita, approntata nella circoscrizione Medio Ponente.